Raccolta differenziata nelle scuole è un progetto che a Fiorano viene promosso e portato avanti da diverso tempo, quello delle energie rinnovabili. Oggi la consegna di un nuovo strumento che coinvolge anche i ragazzi. In che cosa consiste? È nato tutto in Commissione Politiche Ambientali, in quanto abbiamo iniziato un'analisi tecnico-economica per allargare la raccolta differenziata anche alla frazione dell'organico. Però abbiamo pensato di iniziare proprio con le scuole, con le nuove generazioni, partendo dalla nostra scuola primaria qua di Fiorano al Serio e acquistando questo strumento didattico, il quale è atto appunto per la raccolta dei rifiuti organici, è dotato di un piccolo impianto fotovoltaico che consente la reazione del materiale immesso e la conseguente trasformazione del rifiuto in terriccio, in compost praticamente, che verrà poi utilizzato nell'orto didattico della scuola. Così che i ragazzi possono vedere tutto il ciclo di trasformazione del rifiuto in una materia prima. Ci è sembrata una cosa importante per quanto riguarda la nostra scuola, perché così i ragazzi possono raccogliere praticamente gli scarti provenienti dalle mense e dalle merende, tipo scarti di frutta, verdura, tovagliolini di carta, immetterli in questo strumento didattico e partecipare attivamente a tutto il ciclo di trasformazione del rifiuto in questa materia prima. È uno strumento didattico secondo noi importante ed ora, grazie alla disponibilità e alla professionalità dei docenti della scuola primaria Fiorano al Serio, trasmetteranno questi principi fondamentali per far crescere l'attenzione soprattutto alle tematiche ambientali e far crescere alle nuove generazioni questa naturale propensione per effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. Questo strumento da didattico potrebbe diventare anche di uso comune nelle famiglie, per esempio? Sì, infatti anche guardando alle dimensioni può essere utilizzato in condominio, in un terrazzo di casa, per chi ha la materiale disponibilità, perché effettivamente è uno strumento utile, perché incomincia, soprattutto noi l'abbiamo dedicato soprattutto alle scuole, per far crescere queste nuove generazioni con un impatto positivo per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti.